questo video parleremo della biologia e dell'evoluzione dei sessi. A che serve la divisione sessuale? Che cosa definisce un sesso in biologia? Quanti sessi ci possono essere in natura? E soprattutto, come si sono evoluti i sessi? E per parlare di biologia non potevo non chiamare il caro amico Entropy for Life a spiegarci la questione. Ciao a tutti quanti, grazie mille Mortebianca. Per chi non mi conoscesse, io di solito sui miei video, sul mio canale, tendenzialmente mi faccio vedere in volto, ma oggi ho deciso di fare un esperimento e provare anche io a fare un po' come fa Mortebianca. Quindi oggi parliamo di questo interrogativo del perché esiste la riproduzione sessuata, che in altre parole vedrete significa anche perché esistono i maschi. Perché non viviamo in un mondo in cui ci sono soltanto femmine? Parliamo proprio di questo, è uno degli interrogativi secondo me più interessanti all'interno della teoria dell'evoluzione, ma è anche un'ipotesi, un argomento interessantissimo all'interno di un sottogruppo di argomenti della teoria dell'evoluzione che è la selezione sessuale. Anzi, di solito questa è la base, è il punto di partenza della selezione sessuale. Ma cerchiamo un attimo di capire perché questa domanda ha senso. D'altronde, se ci pensate, noi quando nasciamo un po' diamo per scontato, no? Che ci siano due sessi, che ci siano maschi e femmine e che per avere della prole è necessario l'unione sessuale di maschi e femmine. Quindi lo diamo per scontato, no? Eppure quando guardiamo intorno a noi ci accorgiamo che non è per forza così. Lasciamo perdere quegli esempi stravaganti di funghi in cui ci sono più di due sessi, ma guardiamo quei casi, che non sono pochi, in cui è del tutto possibile riprodursi, o meglio sarebbe dire moltiplicarsi, senza che sia necessario che avvenga una qualche forma di accoppiamento oppure soprattutto di rimescolamento dei geni, perché in parte il sesso è questo, in parte il sesso è l'unione di due organismi che rimescolano il proprio patrimonio genetico per avere dei figli che sono di solito, anzi quasi sempre, anzi inevitabilmente sempre diversi dai genitori. Vi dicevo, partiamo dal fatto che in natura in realtà noi osserviamo svariati casi in cui ci si possa in un certo senso moltiplicare senza che ci sia la riproduzione sessuale e quindi che siamo in una vera e propria riproduzione asessuata. Ci sono tantissimi casi, dai tanti casi di meccanismi di tipo, chiamiamolo frammentativo, in cui un pezzo di un organismo si stacca dall'organismo principale e diventa un altro organismo. Esiste un vero e proprio meccanismo spesso di frammentazione, per cui ecco che per esempio un corallo si rompe in pezzi e ogni pezzo diventa una colonia nuova, oppure immaginiamo altri esempi come la strobilazione delle meduse, in cui i polipi, finita la loro fase vitale, hanno questo processo per cui da un polipo in fase di strobilazione escono diverse meduse. Si sono moltiplicate, no? Da uno a decine. Oppure possiamo pensare a quei casi in cui abbiamo dei sistemi in cui c'è una femmina che in modo abbastanza simile a come farebbe se si fosse riprodotta per via sessuata, però semplicemente partorisce o emette una piccola, un'altra femmina, femmine che fanno femmine. Questo tipo di riproduzione è abbastanza diffusa, si chiama partenogenesi, soprattutto nel caso degli animali. Esiste un corrispettivo nelle piante di piante che fanno semi senza riprodursi con altre piante e di solito i figli sono geneticamente simili alla madre. In questo caso non parliamo più di partenogenesi, ma parliamo di apomissia. Bene, la partenogenesi per esempio negli animali è abbondantemente diffusa, c'è per esempio in alcune specie di insetti, c'è in molti crostacei e quindi ecco che abbiamo femmine che fanno femmine. In realtà la partenogenesi, seppur rara, è presente anche nei vertebrati, per cui ecco che è presente in alcuni gruppi di squali, femmine che fanno femmine, in alcuni casi anche in rettili, quindi abbiamo per esempio alcune specie di gechi, alcune specie di lucertole, e so che sembra abbastanza assurdo, è stata riscontrata anche nei tacchini, femmine che senza riprodursi con maschi fanno femmine. Pensate che esiste un gruppo di animali in cui si è vista solamente la riproduzione asessuata e in cui c'è solamente la partenogenesi, non si è mai visto un maschio e non si è mai vista la riproduzione sessuata. È il caso di un gruppo molto particolare di animaletti piccolissimi che sono i rotiferi bdelloidei. Quindi la riproduzione asessuata, anche in modo esclusivo, dovrebbe essere del tutto possibile. In rari casi c'è, eppure nella maggior parte dei casi non c'è mai da sola, prima o poi subentra sempre un qualche meccanismo di riproduzione sessuata. Facciamo un esempio concreto, pensate agli afidi che a volte infestano le vostre piantine magari a casa o negli orti, oppure pensate a alcuni gruppi di crostacei come le dafnie. Le dafnie e gli afidi nel periodo primaverile o di crescita della popolazione di solito hanno solamente la partenogenesi, femmine che emettono femmine, ma poi alla fine della stagione, di solito prima dell'inverno, nascono dei maschi da appunto le femmine e di solito avviene la riproduzione sessuata. È come se in un certo senso la riproduzione sessuata prima o poi debba necessariamente esserci, ed è rarissimo che non ci sia. Com'è possibile? Questa cosa è davvero strana, no? Non solo, se ci pensate bene c'è anche un altro paradosso. A ben vedere la riproduzione asessuata non solo sembra possibile, appunto, ma sembra, almeno se ci si pensa un attimo, anche preferibile. Riprodursi asessualmente è di una facilità impressionante rispetto a riprodursi in modo sessuato. Pensateci un attimo, pensate di essere una specie, per esempio una femmina di un rotifero delloideo. La vostra vita è semplicissima, dovete sopravvivere dai predatori, ovviamente dovete nutrirvi, ma a un certo punto, quando siete pronti a riprodurvi, basta che emettiate una vostra femmina, una vostra figlia femmina, basta, non dovete fare la fatica che fate in quanto specie sessuata, per cui dovete a un certo punto cercare un partner sessuale, eventualmente sceglierlo, eventualmente anche facendo la fatica di esporvi da un punto di vista della scelta, oppure fare le parate, oppure sedurre eventualmente, o anche rischiare la vita magari andando in cerca di partner sessuali, rischiare la vita perché magari in tutto quel tempo potreste invece nascondervi, partorire di nascosto invece che mettervi lì a cercare degli altri. Infine poi c'è l'altro paradosso: se voi siete una femmina che fa femmine, beh, la vostra popolazione tendenzialmente dovrebbe crescere molto più velocemente. Pensateci un attimo, se io faccio due femmine, queste poi faranno due femmine a testa, quindi alla fine avrò 4 nipoti, mentre avrò 8, se ci pensate, figli dei nipoti, e così via. Avrei una crescita abbastanza veloce. Se invece io, metà degli organismi che partorisco, metà dei miei figli sono maschi, ho una crescita di popolazione molto più lenta. Io, perché la popolazione cresca davvero, devo fare ben più di 2 figli, devo farne almeno 3, almeno 4, e non ho una crescita esponenziale veloce come quella che avrei se facessi femmine che fanno femmine che fanno femmine che fanno femmine. Per cui anche qui, di nuovo, la riproduzione sessuata sembra molto più complessa di quella asessuata, e le crescite di popolazione delle popolazioni asessuate dovrebbero essere devastanti, drammatiche, dovrebbero soppiantare completamente le popolazioni sessuate. Eppure no, eppure la riproduzione sessuata sembra esserci sempre, sembra dominare sempre in praticamente tutti i gruppi di animali. Come diamine è possibile? Come si spiega questa cosa? Beh, dovete sapere che nell'ambito biologico, evoluzionistico, di solito non c'è mai una sola spiegazione, non c'è mai una sola ipotesi, di solito ce ne sono molte che sono tra loro non mutualmente esclusive, anzi in molti casi capita che più ipotesi vengono studiate e più ipotesi in scenari differenti mostrano di essere efficaci per spiegare la realtà. Nel caso della spiegazione dell'esistenza dei maschi e quindi della spiegazione dell'esistenza della riproduzione sessuata, c'è però una spiegazione che è nella maggior parte dei casi dominante, poi ce ne sono altre, ne ho parlato anche in alcuni dei miei video. La spiegazione principale è quella della cosiddetta Regina Rossa, che prende il nome da un famoso libro, Alice attraverso lo specchio, e che fa proprio riferimento alla Regina Rossa. Non so se ricordate della storia, questo personaggio molto particolare che deve sempre correre per rimanere praticamente ferma, e questa è una metafora bellissima per spiegare quello che molto spesso succede in natura. In un certo senso, per gli esseri viventi è fondamentale continuare a mutare il più possibile, o meglio a dei tassi di mutazione, di cambiamento, a dei tassi evolutivi più o meno stabili ma continui, per evitare di essere sopraffatti. Sopraffatti da chi? Da cosa? Beh, in particolare dai predatori, quindi c'è una corsa agli armamenti con i predatori, ma soprattutto soprattutto con i patogeni. Lo stiamo scoprendo molto bene: virus, batteri, ma anche parassiti di vario tipo tendono a mutare, tendono a cambiare molto velocemente, e in un certo senso gli organismi devono mutare per riuscire a non essere sopraffatti dai patogeni. Bene, immaginate uno scenario in cui per esempio avete un virus che muta e si adatta benissimo alla vostra popolazione. Se voi avete tutti i figli che sono uguali a voi, perché sono copie di voi stessi, perché sono nati per partenogenesi, partendo soltanto dal vostro materiale genetico, è del tutto verosimile che succeda una cosa orribile, cioè che se il virus può colpire me, in automatico ha tutte le chiavi molecolari per attaccare e distruggere anche tutti i miei figli, nessuno escluso. Bene, ma se io ho un buon tasso di mutazioni, alcuni dei miei figli saranno un po' diversi, ma soprattutto se io ho il sesso, ho la riproduzione sessuata, ho un'arma in più, perché io ad ogni generazione ho la possibilità di rimescolare completamente il mio materiale genetico con un altro individuo. E quindi ecco che a un certo punto i miei figli saranno tutti diversi, perché il rimescolamento genetico che avviene durante la riproduzione sessuata è spesso molto vario e crea delle possibili configurazioni molto difficili, e infatti nessuno dei miei figli sarà uguale a un altro. Si assomiglieranno, certo, ma saranno tutti diversi, probabilmente avranno tutte delle chiavi molecolari un po' diverse, e aumentano in modo enorme le possibilità che almeno uno per esempio si salvi davanti a una crescita di una epidemia all'interno della mia popolazione. Quindi il sesso, visto come rimescolamento dei geni, è un'arma potentissima contro i patogeni, e i patogeni in natura soprattutto sono preponderanti, sono uno degli aspetti principali che tendono a tenere sotto controllo le popolazioni, a anche, è brutto da dire, però uccidere un sacco di individui, per cui è in parte scontato, necessario in un certo senso, che il sesso si diffonda e che sia da un punto di vista di vantaggio evolutivo, di vantaggio all'interno della popolazione, paradossalmente molto più vantaggioso rispetto alla riproduzione asessuata. È molto meglio fare meno figli ma tutti diversificati, piuttosto che farne tantissimi a ritmi di crescita velocissimi ma tutti uguali. Ed è sotto questa spinta evolutiva, per combattere, o meglio a causa della presenza dei patogeni, che esiste il sesso, che esiste la presenza di maschi che servono in un certo senso alle femmine per avere del materiale genetico da poter in un certo modo rimescolare completamente di generazione in generazione. E quindi ecco che in un certo senso noi maschietti dobbiamo ringraziare la nostra esistenza in un certo senso ai patogeni, quindi virus, batteri e altri microrganismi che ci rendono in qualche modo utili, altrimenti saremo del tutto inutili all'interno della popolazione e probabilmente scompariremo nel giro di qualche migliaia di generazioni complete, come potrebbe succedere in tutte le specie in cui c'è riproduzione asessuata. Benissimo, ho riassunto tantissimo un argomento molto complesso, però qua rimane il focus principale. Il focus principale è che all'interno dei processi evolutivi esistono dei motivi, delle forze davvero molto forti che tendono a premiare moltissimo la variabilità genetica in tutti i modi possibili. Abbiamo chiarito come mai la sessualità è conveniente, ma a questo punto dobbiamo chiederci che cos'è un maschio e cos'è una femmina. Si potrebbe facilmente rispondere che il maschio è quello più forte e peloso, mentre la femmina è quella più bassa e delicata, ma questo vale solo per la specie umana e non per altre specie. Anzi, nella maggior parte dei casi in natura la femmina è di solito la più grossa e spesso anche la più aggressiva, e il maschio è una figura passiva. Si potrebbe allora dire che il maschio è quello che insemina la femmina, mentre la femmina è quella che riceve e fa crescere i piccoli dentro di lei, dentro un uovo o altre misure. Ma anche questo è sbagliato, perché in molte specie i ruoli sono invertiti. Il cavalluccio marino, ad esempio, si prende cura dei piccoli che crescono in lui, non la femmina, e così anche diverse specie di rospi. Anche i genitali possono essere diversi e spesso non c'è alcuna penetrazione. Entrambi i sessi, come nel caso delle meduse, rilasciano i propri gameti. Ma allora come si definisce in biologia un maschio o una femmina quando non ci sono neanche dei genitali da osservare? Ebbene, in biologia si definisce femmina il sesso maggiore, ovvero sia quello che produce il gamete più grosso e completo. Si definisce invece maschio il sesso minore, quello che produce il gamete più piccolo e che contribuisce di meno al futuro figlio. E questo vale per tutte le specie, dalle piante agli umani. È sempre l'uovo, l'ovulo ad essere la cellula più grande, mentre lo spermatozoo lo è di meno. E questo è anche il motivo per cui è sbagliato dire, sebbene sia una frase accettabilissima in quanto molto diffusa, via, che i genitori contribuiscono al 50% ognuno per creare il figlio. In realtà il 75% lo fa la madre e solo il 25% lo fa il padre. La madre mette sia metà DNA, sia i mitocondri, sia tutte le strutture cellulari. A questo punto però sorge spontanea una domanda. Abbiamo due sessi, ma non potrebbero esserci 3, 4, 5 sessi? Perché in natura vediamo sempre il numero 2? La risposta è che in natura due sessi sono fondamentalmente il numero perfetto e più conveniente, e basta rifletterci un attimo per capirlo. Se per creare un individuo servono due genitori di sesso opposto, allora tu, maschio, devi solo trovare una femmina. Se invece immaginiamo una specie trisessuata, dovresti trovare sia una femmina, sia un tizio con il terzo sesso. È più difficile. E poi 4, 5, 6, ogni singolo sesso rende la cosa esponenzialmente più improbabile, e questo è il motivo per cui in natura non si osservano terzi sessi. Ascoltate fino alla fine prima di replicare però, perché in generale sarebbe troppo complesso e troppe cose possono andare storte, e quindi evoluzionisticamente è selezionato negativamente. Ogni volta che nei giornali leggete "scoperto un terzo sesso nell'armadillo", si scopre che in realtà non era un terzo sesso, bensì era o un ermafrodito, oppure una creatura che può mutare sesso, quindi a seconda delle condizioni ambientali, questo è un ermafrodito, oppure era un asessuato, quindi non ha un sesso, non si riproduce, come nel caso delle formiche, e quindi non ha senso contarlo come terzo sesso. A questo punto la domanda è automatica: perché gli ermafroditi in natura sono così rari? Perché perdere questa capacità? Sarebbe conveniente, se ci pensate, se tutti noi fossimo ermafroditi potremmo accoppiarci con chiunque, tanto cambieremmo sesso apposta. Ma le cose sono più complicate. Diversi studi hanno confermato che l'ermafrodito, quando fa il maschio, non è tendenzialmente un buon maschio quanto i maschi veri, tra virgolette, diciamo così. Idem per le femmine. Insomma, l'ermafrodita tende a fare il suo lavoro peggio dei maschi o delle femmine come riproduzione, e viene per questo selezionato negativamente, arrivando ad una divisione netta con il tempo. Le uniche specie dove l'ermafroditismo è conservato sono specie che spesso si trovano con pochissimi individui e per non rischiare l'estinzione devono cambiare sesso, ma nella specie umana questo non avviene. Però un attimo, sorge spontanea un'altra domanda. Perché esistono tante femmine quanti maschi in quasi tutte le specie? Se ci pensate, sarebbe più conveniente che ci fossero pochi maschi e tante femmine, così ogni maschio potrebbe riprodursi con tante femmine e così la specie umana crescerebbe in numeri ancora di più. E invece in natura osserviamo che i numeri sono sempre molto vicini alla parità numerica. Il motivo è semplice: si crea una sorta di guerra genetica tra maschi e femmine. Immaginate un mondo dove ci sono tantissime femmine e pochi maschi. Se tu sei un maschio che ha una mutazione genetica che ti fa avere molti figli maschi invece che femmine come gli altri, i tuoi geni saranno estremamente favoriti perché appunto ci sono tante donne e i tuoi figli tenderanno a riprodursi di più dei figli degli altri. Ergo, tale mutazione si diffonde e i maschi aumentano e le femmine calano. E a questo punto il ciclo si è invertito. Adesso è alle femmine che conviene una mutazione del genere che avvantaggia loro e svantaggia i maschi, e il ciclo si ripete. Si crea una sorta di altalena che alla fine porterà inevitabilmente ad un equilibrio. Questa è la famosa guerra dei sessi. Nessuno dei due sessi vuole essere svantaggiato e alla specie conviene di più rimanere più o meno al centro. Nella specie umana il numero di maschi e femmine è leggermente in vantaggio per i maschi alla nascita, ma questo vantaggio cala con il tempo perché i maschi tendono a morire prima. Quindi in vari paesi c'è una certa età, in Francia sono i 25 anni, in cui avviene il sorpasso, in cui le femmine diventano più dei maschi. E addirittura avevo letto che 8 centenari su 10 in Francia sono appunto donne. Poi il ratio varia di specie in specie a seconda di quanto costa crescere ogni sesso come figli. Il motivo è che il maschio in natura, come abbiamo detto, è il sesso minore, deve fornire diversità genetica alla femmina, e quindi in moltissime specie è abbastanza inutile oltre questo scopo. Ci sono alcune specie come il pesce diavolo in cui il maschio addirittura si attacca al corpo della femmina e resta lì a inseminarla, di fatto diventa una parte del suo corpo in simbiosi. In moltissime specie la femmina è molto più grossa del maschio, anche perché deve nutrire la prole, e come ho spiegato nel mio video su Hannibal Lecter, questo è il motivo per cui il cannibalismo è così diffuso. La femmina dopo l'accoppiamento mangia il maschio, che ora non serve più a niente, per preparare la prole. E questo potrebbe essere il motivo per cui in molte specie il maschio corteggia la femmina donandole cibo, è un modo per dimostrare di essere utile e non venire mangiato. Quindi i maschi in moltissime specie si accoppiano e poi muoiono, sono letteralmente dei portatori di sperma e basta, come la formica in cui il maschio vola verso la regina e-girl e come un simp la insemina e poi muore subito, basato e rossopillato. È solo con il tempo che il maschio ha evoluto delle funzioni secondarie che lo hanno reso più utile, come ad esempio quella di protettore. Ma ci sono ancora delle tracce di questo passato da sesso minore, e questo è il motivo per cui il paio di cromosomi XY, che è confermato sia evoluto da un paio di cromosomi uguali, tutti i vertebrati di default assomigliano più a femmine che a maschi, e il cromosoma Y è un cromosoma X pieno di mancanze, che ha perso la maggior parte dei suoi geni, ed è altamente inefficace. Ahimè, signori, io so che la maggior parte del mio pubblico è maschile, questo è il motivo per cui moriamo prima. Il cromosoma Y è altamente incompleto e predisposto a mutazioni. Il testosterone è un veleno, invecchiamo prima e abbiamo pure un sistema immunitario deficitario. Siamo più muscolosi, ma questo nel 2021 temo non aiuti molto. Addirittura avevo letto in un libro, che oggi è introvabile, nel riguardo dell'enciclopedia del sapere relativo assoluto, che i maschi nelle formiche nascono in temperature fredde, quindi sono i figli della morte. Ripeto, comunque questa è mera biologia. Questo ci porta anche a sfatare un altro mito, ossia che la femmina sia naturalmente predisposta a prendersi cura dei piccoli dopo la nascita. In realtà si verifica una sorta di lotta dei sessi anche in questo. Ogni sesso è egoista sui figli, ossia vorrebbe che sia l'altro a prendersene cura, così io non devo fare fatica. Ma anche l'altro fa questo ragionamento e spinge in senso contrario, motivo per cui si crea conflitto che porta in molti casi ad una sorta di equilibrio, perché le specie dove tutti e due i genitori si prendono cura dei cuccioli sono quelle più avvantaggiate, e questo i mammiferi lo dimostrano bene. Inoltre, questo può anche favorire la genetica. Una femmina che è aggressiva con il maschio se questo va da altre femmine, invece di pensare ai cuccioli, sta favorendo i suoi geni, impedendo che nasca competizione. Idem per il maschio che è geloso, e quindi questo è il motivo per cui la monogamia è emersa lentamente in natura, mentre in altre specie non è presente. Ora, questa guerra dei sessi in realtà ha molti risvolti, perché permette di incitare l'evoluzione della specie. La femmina deve scegliere il partner migliore possibile, quindi i maschi devono esibire caratteristiche migliori possibili. Caratteristiche che non sono per forza la forza fisica, come spesso si dice su internet, ma spesso e volentieri anche l'intelligenza, la furbizia, la socialità e l'empatia. Soprattutto nei primati lo osserviamo, questo. Una scimmia molto gentile ma debole si riproduce molto di più di una forte. E questo è il motivo, è uno dei 10.000 motivi per cui la teoria Red Pill non si regge in piedi. Vedetelo come un assaggio della loro futura blastata. Ma quindi non è solo il maschio a doversi rinforzare, ma anche la femmina. È una corsa alle armi. La femmina deve aumentare le sue difese contro il maschio. Il maschio diventa veloce, allora lei diventerà brava a scappare e nascondersi. Il maschio in certi casi buca il carapace della femmina e lei sviluppa un carapace duro. Ogni colpo ha un suo contraccolpo. Questa guerra dei sessi tra maschi e femmine garantisce che la specie sia sempre in cambiamento e in evoluzione. Un altro mito da sfatare è che in natura la femmina venga stuprata dal maschio. Sebbene in alcune specie questo sia vero e anzi, come ho detto, addirittura viene ferita durante l'accoppiamento, questo è valido solo per alcune specie. Poiché una specie dove la femmina può valutare il maschio e quindi sceglierlo volontariamente è una specie avvantaggiata, perché oltre alla selezione fisica c'è anche quella psicologica. Però torniamo un attimo indietro. Abbiamo detto che ogni sesso determina che ti puoi riprodurre solo con gli altri sessi, e per questo una riproduzione a tre sessi sarebbe poco conveniente. Ma se invece ci fossero tanti sessi e ognuno può riprodursi con uno solo o qualsiasi degli altri? Questo sarebbe, se ci pensiamo, più conveniente, perché io ho molte più chance. Invece del 50% di individui del stesso posto, avrei l'80% di individui non del mio sesso. E molti giornali dicono di aver trovato questo in alcune specie di formiche, ma questo non è vero. Quello che hanno trovato è che ci sono alcune formiche dove una regina si accoppia con più maschi, e il DNA di un maschio farà le operaie, e il DNA di un altro farà le altre formiche. Questa non è una riproduzione a tre sessi, bensì sempre a due, solo che sono coinvolti due maschi. Una cosa simile sarebbe teoricamente possibile negli umani, ma solo artificialmente, se un uomo mette il suo DNA, e la donna mette l'altra metà del DNA, e un'altra donna mette ad esempio il DNA mitocondriale. Tale individuo sarebbe effettivamente figlio di tre genitori, sempre con due sessi. Ovviamente sarebbe meglio evitare queste cose, per evitare conflitti tra il DNA nucleare e quello mitocondriale, se non in casi straordinari, ma ci torniamo dopo. Un ultimo esempio che viene citato di un possibile terzo sesso sono i funghi. Nei funghi in realtà non ci sono dei sessi, bensì dei mating types, ossia particolari arrangiamenti molecolari e genetici che determinano con chi ti puoi riprodurre. Ebbene, ci sono tante combinazioni. Alcune specie ne hanno 3, altre 17, altre 40, e c'è una specie che ne ha decine di migliaia. Però attenzione, perché questo non significa che un fungo uno può riprodursi con tutti gli altri funghi. La riproduzione di funghi è molto complessa e ha varie fasi, e ogni tipo può intersegarsi in alcune fasi solo con altri tipi. Addirittura ho visto uno studio su una specie in cui si è osservato che un tipo poteva riprodursi con lo stesso tipo. Questo sarebbe un caso effettivo di riproduzione omosessuale in natura, una specie in cui ci sono più tipi ma comunque membri dello stesso tipo possono proliferare. Per questo motivo penso che non abbia molto senso parlare di sesso quando abbiamo dei funghi, perché il sesso implica l'asimmetria, appunto uno dei gameti è più grosso. E qui ci avviciniamo alla domanda, perché così tante specie fanno così? Perché abbiamo un gamete più grosso, femminile, e un gamete più piccolo? Non converrebbe di più avere tanti gameti piccoli tutti uguali? Oppure uno grosso e tanti piccoli? La risposta è semplice. Si parte da una situazione di isogamia, i funghi sono appunto isogami, sono tutti uguali i gameti. Questa cosa l'ha spiegata benissimo Entropy for Life sul suo canale, e ha fatto pure un grafico per mostrarlo. Ad un certo punto, uno di questi gameti muta per ingrandirsi e avere quindi qualche vantaggio, ergo si ingrandirà sempre di più, e gli altri gameti, se si riproducono con lui, sono avvantaggiati rispetto a riprodursi con gli altri piccoli. Questo porta ad uno scenario in cui ce n'è uno grosso, specializzato nella riproduzione, è nata una femmina, e tanti piccoli, che a questo punto entrano in competizione, perché è meglio approfittare del grosso che diventare io grosso. E in questa competizione ad un certo punto uno emerge come superiore e si specializza in questo, e gli altri lentamente scompaiono, è nato il maschio. Quindi come potete osservare l'evoluzione dei due sessi e basta non solo è conveniente perché si specializzano per diversi ruoli e quindi possono essere più efficaci, ma anche un po' inevitabile. Ma a questo punto ci chiediamo, ma allora perché i funghi sono rimasti all'isogamia? Diciamo che è un po' la domanda che si fa per ogni cosa. Se avere un cervello grosso è utile, perché non ce l'hanno tutti gli animali? Se avere le ali è una figata, perché non ce l'hanno tutti quanti? La risposta è che evolversi è rischioso e porta quasi sempre alla morte. E molte specie non hanno motivo di cambiare, hanno occupato la loro nicchia e stanno bene così. Nel caso dei funghi è raro per loro trovare dei partner, quindi devono avere tanti tipi. Noi questo problema non lo abbiamo, noi abbiamo scelto di dividerci in femmine, che producono le uova, che sono molto complete, ma per questo sono anche costose da fare, quindi ne puoi fare poche e generano la vita, e spermatozoi, che sono invece facili da fare, ma che da soli sono molto carenti e che portano variabilità. Ma c'è un'altra ragione per cui la simmetria si rompe e uno dei gameti diventa più grosso, ed è l'ipotesi Hurst-Hamilton. Secondo questa teoria, c'entra di nuovo la guerra tra i sessi. Se un gamete porta tutto quanto, DNA nucleare, mitocondrie e tutto il resto, e l'altro gamete è uguale, allora anche l'altro gamete porterà tutto quanto, e tutte le componenti saranno molecolarmente incompatibili tra di loro. Nella cellula inizia una guerra che porterebbe all'estinzione, perché a me conviene che le mie componenti eliminino quelle dell'altro, sarei avvantaggiato da questa mutazione. Per questo motivo il sesso dominante è quello che è riuscito a mandare un segnale a dire soltanto i miei mitocondri. Le altre componenti no, solo le mie. Sono le mie che sono forti, possono vincere. Evadiamo la lotta, evitiamola. Quindi solo uno dei due gameti porta qualcosa, l'altro li porta ma sono tutti inattivi. E questo è un fenomeno che vediamo tantissimo, ad esempio banalmente una sua versione con il cromosoma X. Nelle femmine ce ne sono due e uno di due si inattiva. Con il tempo, appunto, il maschio smette di portare mitocondri e tutto il resto, portando soltanto il DNA nucleare, lasciando alla femmina quel ruolo. Quindi l'asimmetria ha avuto uno scopo per fare pulizia genetica e per evitare conflitti. E infatti nei funghi si combina soltanto il DNA, non gli organelli, quindi loro questo problema non ce l'hanno, ma noi sì. E qui arriviamo alla domanda finale, ossia come si è evoluto il processo biochimico della riproduzione, ossia la meiosi, il processo cardine con cui una cellula crea dei gameti diversi da se stessa e poi questi gameti si andranno a fondere nel modo che abbiamo già spiegato. Come è nata la meiosi? Ora, ci sono tante teorie, chiaramente. Io tendo a pensare preferenzialmente che la mitosi sia nata prima, perché è molto più semplice chimicamente, e la meiosi presenta delle indubbie novità. Non dico che non possano essersi coevolute, ma il processo comune antenato che le ha generate penso fosse un po' più simile alla mitosi che alla meiosi. Quello che è avvenuto, secondo le nostre teorie, è che le cellule in condizioni di stress subiscono danni al DNA, e questo è confermato. Per questo motivo, in condizioni di stress, tendono a fare delle copie del proprio DNA, anche questo è confermato, in specie anche molto primitive. Quindi creano un doppio DNA, pur senza riprodursi, così da avere una copia per le riparazioni. Ma questo genera un problema, io ho molti più cromosomi ora, il che significa che dovrò spendere molta energia, io devo liberarmi di questo DNA in eccesso. E pare che, di nuovo, la questione sia nata dalla guerra tra i sensi, ovunque sta cacchio di guerra. In pratica, una cellula primordiale ne aveva divorata un'altra più piccola. Questa piccola, invece di essere digerita, si è rifugiata dentro la cellula per sfuggire ai predatori e qui ha fornito energia alla cellula ospitante in cambio di protezione. Questa è l'origine dei mitocondri e degli eucarioti, quindi per estensione. Ebbene, sappiamo che i meccanismi molecolari e genetici della meiosi sono legatissimi al mitocondrio. Ora, noi sappiamo che già i procarioti avevano un modo di scambiarsi pezzi di DNA e questo li aiutava nell'evoluzione, e i fagi hanno un ruolo importantissimo in questo, in quanto incorporano il DNA dell'ospite e lo passano negli altri batteri. Quello che è avvenuto è che questa cellula con DNA extra non sapeva ricombinarlo, mentre i mitocondri sapevano ricombinarlo il proprio DNA, e c'è stato uno scambio tra i due codici genetici, anche questo è confermato, permettendo ai nostri antenati di trasformare il proprio DNA, e qui avveniva il crossing over, ossia una piccola ricombinazione di DNA controllata che permette di accelerare l'evoluzione, e che si è rivelata chiaramente conveniente. E poi questo DNA in eccesso veniva espulso. È probabile che inizialmente i gameti fossero come delle spore, cellule molto incomplete, e le cellule vicine della stessa specie le inglobavano dentro di sé, ottenendo variabilità genetica. Quindi il sesso è nato da una sorta di cannibalismo in cui la vittima, per evitare di essere mangiata, ha aiutato il predatore a riparare meglio il suo DNA, e la cosa per errore ha fatto nascere il segreto della più grande evoluzione mai esistita, la riproduzione sessuata. Diciamo che io vi ho un po' raccontato la storia dei sessi all'incontrario, partendo da oggi, dal macroscopico, e andando fino alle primissime cellule eucariotiche. L'unico autore di fantascienza che ha mai realmente teorizzato una riproduzione trisessuale fatta bene è Isaac Asimov, nel suo libro Neanche gli Dei, in cui appunto servono tre membri di questa specie molto fantasmagorica per accoppiarsi, e tutto il modo in cui si riproducono il loro ciclo vitale è estremamente affascinante. E, se ci pensiamo, è una delle pochissime opere in cui Asimov, il padre della fantascienza, ha potuto parlare di alieni, per via del suo editore che lo pressava a non farlo, quindi questa è un'opera molto importante, e quindi vi lascio il link Amazon del libro in descrizione. Io ringrazio Entropy for Life, con cui ho avuto il piacere di collaborare anche altre volte, e vi invito a visitare il suo canale in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio libro, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace ed iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.